Luigi Di Serbato è fra gli assolti nel processo sul presunto disastro ambientale nella discarica di Trani. Sindaco della città dal 2012 al 2015, sedeva sul banco degli imputati insieme ad altre 20 persone, fra vertici del comune di Amiu e funzionari comunali e regionali. Dopo 9 anni di processo, spiega Di Serbato, finalmente è stata riconosciuta la sua totale estraneità ai fatti. Abbiamo sentito da subito noi politici la totale estraneità nelle contestazioni che ci venivano mosse, in virtù anche della documentazione, del contratto di servizio, che diceva chiaramente che il comune di Trani con la gestione della discarica non c'entrava proprio nulla, anzi è stato acclarato che la città di Trani aveva avuto un comportamento di collaborazione con la regione per un'emergenza ambientale legata ai problemi di altre discariche. Per lui si tratta di un'altra assoluzione. A febbraio dello scorso anno infatti è stato assolto con formula piena in primo grado dal tribunale di Trani dall'accusa di aver fatto parte con altre 6 persone di una sorta di comitato politico affaristico che in città avrebbe gestito e pilotato appalti. Per questo era finito ai domiciliari mentre ricopriva la carica di primo cittadino. È sconcertante la circostanza che un amministratore che ha poi amministrato la città di Trani per solo 2 anni si possa trovare coinvolto in questi capi di imputazione così pesanti, che poi hanno portato a circa 10 anni di processo. È stata una situazione molto dolorosa, quindi grande soddisfazione, senso di leggerezza, però chiaramente una grande amarezza per come sono andate le cose. Il suo percorso politico è stato quindi interrotto bruscamente nel 2014. Nessuna conferma né smentita adesso su un suo possibile ritorno sulla scena politica nelle elezioni del prossimo anno. Le candidature a sindaco non sono delle autocandidature, sono frutto di un processo condiviso con una coalizione. Io ho sempre appartenuto a quella coalizione. Sono convinto che più sottodata ci saranno dei contatti e poi ci saranno delle decisioni da parte della coalizione, perché no, ci potranno essere anche delle decisioni in capo al sottoscritto.